servizio di Alessandra Baldoni. Il gruppo Riva ferma tutti gli impianti ex rivacciai, una doccia fredda che coinvolge 7 stabilimenti legati alla produzione siderurgica da Verona a Lecco. Rischiano così di andare a casa ben 1.500 lavoratori. La decisione arriva dopo il sequestro preventivo per 916 milioni di euro fatto dalla Guardia di Finanza su beni immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie del gruppo. Mentre lo stesso gruppo Riva a spiegare che dopo il sequestro preventivo ordinato dalla magistratura di Taranto si è creato un blocco delle attività bancarie che impedisce la normale attività operativa. La decisione del gruppo Riva divide l'opinione pubblica. Il presidente di Federacciaio, Antonio Gozzi, parla di un provvedimento drammatico e di un accanimento giudiziario senza precedenti. Per i sindacati invece si tratta di una rappresaglia inaccettabile. La FIMCISL diffida l'azienda dal mettere in libertà i dipendenti senza ricorrere agli ammortizzatori sociali, ma ripercussioni, avverte la UILM, ci saranno anche sulla produzione siderurgica nazionale e sugli approvvigionamenti per la nostra industria manifatturiera. Dunque, noi siamo collegati telefonicamente con il segretario dei metalmeccanici della CISL, Marco Bentivogli. Mi sente? È in linea? Sì, sono in linea. Buonasera. Buonasera. Allora, c'è chi parla di accanimento giudiziario. Resta il fatto, insomma, che ci sono tantissimi operai che rischiano il posto di lavoro. Allora, qual è la posizione dei sindacati? Ma la cosa più chiara è che siamo all'ennesimo epilogo che si ripete ogni volta che questa vicenda viene gestita appunto con i piedi di elefante da molte parti. E noi abbiamo diffidato l'azienda a mettere in libertà i lavoratori. I lavoratori non si lasciano a casa senza stipendio, ci sono gli ammortizzatori sociali, stiamo già riuscendo per certi aspetti da Verona e in altri siti a utilizzare contratti di solidarietà e ferie. Ma l'azienda non può prendere i lavoratori come ostaggio di fronte a uno scontro di cui i lavoratori non hanno nessuna responsabilità. Allo stesso tempo però alla procura invitiamo a un maggiore capacità di discernimento. Un conto è colpire le responsabilità degli imprenditori, un conto è colpire l'impresa e i lavoratori, la parte più importante. E se non si perimetra dal provvedimento giudiziario di confisca l'attività produttiva di quei siti ovviamente diventeranno improduttivi e questo per noi è assolutamente inaccettabile, non lo accetteremo e ci mobiliteremo in ogni modo. Ecco, perché lo ricordiamo, si tratta del sequestro di beni e conti correnti per oltre 900 milioni di euro operato dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta tarantina per disastro ambientale, quindi si va a colpire una società ritenuta responsabile e lei sostiene che poi a pagare sono i lavoratori. È un po' un impasse, è difficile uscire da un vicolo cieco così. Sì, infatti questo è il problema, è che ci si infila dentro le soluzioni, le situazioni più complicate, non si capisce che quello che si sta facendo è molto più pericoloso. Tra l'altro mi permetto di correggere il titolo del vostro telegiornale, a rischio non sono 1.500 lavoratori, perché c'è tutto l'indotto collegato, che sono altrettanti lavoratori, e poi ricordiamoci che c'è Taranto Energia. Taranto Energia è la società che riutilizza i gas provenienti dalla cokeria del gigante di Taranto, del siderurgico di Taranto, e che se viene bloccata come è bloccata, si bloccherà a breve anche il sito di Taranto, per cui ritorneremo di nuovo in questo scontro in cui l'ambiente non fa nessun passo avanti e di sicuro quello che fa molti passi indietro è la sicurezza, la stabilità e la serenità di migliaia di lavoratori che appunto hanno una necessità in più di avere un ambiente sano. Per questo noi invitiamo appunto la magistratura ad avere una maggiore capacità di discernimento, a separare le questioni, ma l'impresa non utilizzare come ostaggio i lavoratori. Questa è una cosa assolutamente inaccettabile. Bene, io la ringrazio. La ringrazio per il suo contributo e noi proseguiamo con le altre.